Il lascito del coronavirus per i bar tradizionali è sostanzialmente devastante. Si è chiuso per primi, si apre per ultimi, con probabilmente una serie di prescrizioni che ancora non conosciamo, ma che saranno sicuramente molto, molto forti, molto, molto stringenti, e con la prospettiva di avere i prossimi mesi come minimo con un lavoro molto difficoltoso. Il settore del turismo e degli esercizi commerciali è uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus. I bar probabilmente saranno tra le ultime attività a riaprire e sicuramente non tra poche difficoltà. Le attività riapriranno, per aprire riapriranno. Sono particolarmente preoccupato per questa categoria perché se non verrà accompagnata nei prossimi sei mesi con aiuti fiscali, con incentivi, con condoni, con aiuti veri e propri economici, la categoria rischia di perdere il 50% delle proprie attività. Ci saranno dei costi per i presidi personali, per le sanificazioni, per il distanziamento, ma soprattutto quello che ci preoccupa è il lungo tempo che hanno avuto i nostri clienti per cambiare, tra virgolette, abitudini. L'emergenza quindi potrebbe aver cambiato radicalmente le nostre abitudini, con un forte impatto sui consumi. Fare la colazione al bar potrebbe non essere più la stessa cosa. E adesso ci troviamo di fronte a un cliente che vedrà il luogo di aggregazione, il bere il caffè in compagnia, dopo una pratica, o si trova un amico, entri per bere un caffè o mangiare qualcosa, una brioche o quant'altro, già verrà, diciamo così, verrà visto male. Per cui avremo di fronte delle persone che con tutta probabilità avranno cambiato abitudini e altre persone che invece avranno paura ad entrare nei locali. Gli aiuti economici previsti dallo Stato non sono sufficienti a far fronte a tutte le spese e occorreranno ulteriori misure affinché i bar sopravvivano al lockdown. Come minimo ci aspettiamo un periodo di accompagnamento fiscale da parte dello Stato e non può essere diversamente perché sarà sicuramente la categoria più falcidiata. La Regione nel suo ordine e grado potrebbe e dovrebbe intervenire immediatamente. Noi avevamo proposto un aiuto a fondo perduto tra i 5 e i 10 mila euro per le piccole attività come Confesercenti e Assoturismo, ancora non c'è stato, vediamo se ci sarà.